Ciao, come state? Allora, ci rivediamo dopo un po' di tempo, dopo qualche giorno, dopo questa breve pausa, in cui però ho potuto mantenere i contatti con molti di voi. Vi ringrazio per le mail che mi mandate, per le richieste anche, grazie, grazie per la fiducia. Cercherò di fare del mio meglio. Può essere che magari mi scordi qualche richiesta, perché adesso, diciamo, la mia mail comincia ad essere un pochino affollata. Se mi dimentico di qualcosa, non esitate a contattarmi e a richiedermelo un'altra volta, per favore, perché può darsi che mi dimentichi. Ultimamente mi è capitato con un'amica che insomma, mi ha detto, ma tu mi avevi detto che avresti fatto un tutorial su questa cosa, poi mi sono dimenticata, sì, mi sono dimenticata. Allora, oggi riprendiamo con un argomento che non abbiamo ancora mai trattato, che spero possa interessare, che è la chiusura delle collane realizzata con la tecnica wire. Naturalmente penso ci siano veramente decine e decine di modi di chiudere una collana, ognuno può inventare il proprio ed è la cosa bella che mi piace della tecnica wire, che può essere declinata a seconda del proprio gusto, delle proprie potenzialità, di quello che si desidera. E vi propongo una chiusura abbastanza semplice, non facilissimissima, cioè per chi ad esempio non abbia mai usato questa tecnica, però comunque abbastanza semplice, di grande effetto, bella, basata su una chiusura che ha due componenti, come questi, c'è una presa ad uncino ed una, diciamo, un'asola che fa da chiuso, da fermo, vedete così, in questo modo. Per il resto spero vi piaccia, buona creatività. Ciao! Allora, adesso è molto importante secondo me che voi guardiate soprattutto con gli occhi, insomma, che capiate soprattutto con gli occhi, più che da quello che dico. E adesso capirete il motivo, è una cosa abbastanza semplice, però bisogna capire un paio di meccanismi semplici. Allora, innanzitutto procuratevi due pezzi di filo. Il filo ideale è 0,8. Però vi dico subito che io utilizzerò lo 06 perché non ho, ho finito quello 08 semplicemente. Quindi mi vedrete usare un filo un po' più piccolo, però diciamo in sostanza non cambia moltissimo l'esito finale. Allora, tagliate due pezzi di filo, uno da 15 cm e uno da 10 circa, poi non deve essere una misura, questa non è una misura perfetta, che debba essere assolutamente perfetta. La potrete variare a seconda poi del risultato che otterrete, se vi piacerà potrete variarla per ottenere delle chiusure più piccole, più grandi. Allora, 10 cm, ok. Fate in modo di raddrizzare questi due pezzi di filo, cioè devono essere abbastanza diritti. Se avete la pinza adatta potete fare così. Allora, con una pinza tenete un capo. La pinza adatta della quale vi parlo è questa, quella con le ganasce di plastica che serve proprio a raddrizzare il filo. Ha proprio questa funzione, vedete? Già così va bene. Stessa cosa sul filo 2, sul secondo filo. Raddrizziamo. Ok, può essere necessario a volte passare più volte, dipende. Allora, prendiamo il filo più lungo, ok? A circa un centimetro da un capo, afferriamo il filo con le pinze, con le ganasce, vedete, rotonde, tonde, e facciamo un'asola. Giro la pinza, aiutandomi anche col pollice della mano, dell'altra mano, e faccio questo. Vedete? Ecco, poi lavorerò così, tenendo in questa maniera. Guardate, c'è un'asola che ha fatto, è chiusa, diciamo, è chiusa con un piccolo lembo di filo che guarda da un lato e poi c'è tutta questa parte lunga. Allora, tenendo in questo modo il filo, misurate da qui, da questo punto, cioè dall'asola praticamente, 3 centimetri. Se volete segnate per non confondere, magari se, o se dovete fare delle chiusure che siano tutte uguali, se avete questa esigenza, vi conviene segnare. Fate così con un pennarello. Vedete? Poi, sempre con la pinza a punte tonde, il disegno deve stare di piatto, quindi in pratica dovete fare una piccola asola, no un'asola, scusate, dovete fare una curva, una curvatura, ecco qui, dovete abbassare il filo in questo modo, dal lato asola, quindi non dal lato filo che avanza, ma dal lato asola, ok? Adesso siamo arrivati a questo punto, dobbiamo formare una seconda asola,
qui, proprio qui, che coincida con la prima e che poi si sovrapporrà alla prima. Quest'asola però dovrà essere rivolta all'interno, la formeremo da questo lato. Attenzione, io per farla uguale faccio in questo modo. Spero si possa vedere. Afferro la prima asola e anche il filo. Dopodiché giro il filo attorno alle ganasce. Faccio fare un giro completo in questo caso, perché devo avere i due fili opposti. Vedete cosa ho fatto? Ora qui penso si possa vedere meglio. C'è un'asola che guarda da una parte e un'asola dall'altra. Attenzione, una cosa che spero di riuscire a spiegare bene, che è importante. Il primo pezzettino di filo corto guarda verso la parte bassa del disegno. Vedete, è girato, fa la curva da sotto. Mentre quest'altro da sopra devono essere posizionati così. Questa è la posizione giusta. Oppure, ci potrebbe essere anche questa variante e va benissimo. Il filo corto ve lo potreste trovare, a seconda della vostra mano di come lavorate, ve lo potreste trovare al di sopra del disegno. Fate in modo di fare cadere l'asola, scusate, il filo lungo, al di sotto. Devono essere opposti. Ecco, una guardata da vicino delle due asole, per ripetere brevemente quello che ho detto, sperando di essere chiara, vedete? Cioè, nella prima asola il filo corre sotto. Nella seconda asola il filo corre sopra. Se vi ritrovate con la prima asola che ha il filo che corre sopra, fate in modo che cada all'opposto questo filo che cada sotto. Ecco, è un semplice accorgimento che bisogna avere per fare questa chiusura. Ok. Ecco, siamo a questo punto. Allora, adesso dobbiamo sovrapporre e legare, unire, tenere insieme queste due asole. Però prima una cosa importante. Allora, questo pezzettino di filo corto deve essere portato al centro dell'uncino, vedete? Deve essere portato al centro, nascosto, perché adesso lo andremo a fermare e a nascondere, appunto. Come facciamo? In questa maniera. Afferriamo la sola asola e la facciamo girare in modo tale che la linguetta di filo cada all'interno. Così ho ruotato praticamente di 90 gradi la sola asola. Avete visto? Ho portato questo filo all'interno. Quest'altro filo invece è importante che rimanga all'esterno. Quindi lo farò ruotare anche questo di 90 gradi verso il basso, verso sotto, in modo da avere tutti e due i fili paralleli tra di loro, all'incirca paralleli, vedete? Con la differenza che il filo più corto si trova all'interno di questa biforcazione, chiamiamola così, il filo più lungo resta all'interno, all'esterno, scusate, e deve rimanere qui. Adesso vedrete per quale motivo. Dunque, ora avviciniamo le due asole per bene, le avviciniamo, se c'è bisogno usiamo anche una pinza per avvicinare, ok? Le afferriamo. Io afferro le due asole, faccio così, tutte e due insieme con la pinza. Attenzione a quello che sto facendo. Questo filo si trova al centro, come vi dicevo. Ho bisogno che si confonda con la parte lunga, di poterlo nascondere quindi nella parte, diciamo, nel corpo della chiusura. E quindi lo porto in alto. Lo porto in alto, lo faccio diventare parallelo con gli altri fili. È il motivo per cui ho afferrato in questo modo. Vedete le asole per poter girare il filo corto e metterlo così all'interno. Potreste anche, insomma, non aiutarvi con le pinze come ho fatto io, farlo con le mani. L'importante è ritrovarsi con il filo corto qui dentro e parallelo. Ok? Dunque, adesso questo filo è molto lungo, quindi io lo taglierò. È veramente molto lungo, lo tengo quindi a 3-4 mm. No, ma qui è più facile tagliare. Allora, tenetelo abbastanza corto, poi lo dovete nascondere all'interno del disegno, vedete? Siamo a buon punto, eh? Allora, io mi aiuto sempre tenendo tutte e due le asole con le pinze, che è diciamo, il modo di tenere questo pezzo più semplice. Ok, tengo nella mano sinistra. Allora, guardate, adesso che ho afferrato entrambe le asole, le tengo vicine. Avvolgo il filo lungo tutto attorno e vado a chiudere.
Inglobo in questo modo anche il filo corto, quello dentro, così non si vedrà più. Comincio a girare, ok? Fate dei giri che siano vicini, insomma, regolari, ordinati. Adesso io ho un po' la scomodità di dover lavorare a favore della camera, però penso che si possa comunque vedere. Allora, arrivo fino a dove finisce il trattino di filo che ho tagliato. Dopodiché taglio l'eccedenza. Taglio, se è il caso, come probabilmente è, appiattisco un po' questo filo che esce. Ok, siamo a questo punto, vedete? Allora, adesso avete visto, siamo qui. Allora, adesso prendiamo la parte estrema di questo ferbaglio. Con una pinza rivolgiamo la punta verso, ma proprio gli ultimi 2-3 mm verso l'esterno. Non è molto importante che sia da un lato o dall'altro. E ora vedrete il motivo. Vedete, ho fatto una specie, una curvatura leggera. Ora, adesso sì, questo è importante, prendete qualcosa che vi faccia da forma, direi decisamente più sottile di un pennarello. Io userò una pinza graduata, se avete la pinza con le ganasce molto grosse potete usarlo, oppure un qualunque attrezzo vi possa fare da forma praticamente, arrotondato naturalmente, senza scatti, non va bene la biro, sapete la biro è sfaccettata, non va assolutamente bene, deve essere qualcosa di rotondo. Allora, afferrate con la vostra forma all'incirca il centro di questo tratto di filo, all'incirca, questa è una cosa un po' variabile, attenzione. Questa linguetta che guarda verso l'alto deve essere rivolta in direzione opposta all'asola che ora sto per comporre. Guardate, allora, attorno alla forma faccio una grande asola. Così, in questa maniera. Vedete? Potete usare qualunque oggetto in questo modo. Ora vi faccio vedere. Vedete perché vi dicevo che questa linguetta deve essere comunque rivolta in maniera opposta rispetto all'asola. È la cosa principale da ricordarsi. In questa fase. Ecco qui, siamo arrivati a questo punto, chiudiamo un po', vedete, praticamente abbiamo finito. Potete fare un'ultima cosa però, se volete, questa asola chiusa, questa asoletta, potete eventualmente centrarla se vi piace l'effetto. Cioè afferrate tutte e due le asole, in questo modo, vedete, e delicatamente potete portarla verso il centro. Potete fare così. Se vi piace l'effetto, in questo modo. Ecco il gancino già pronto, l'uncino sarebbe il caso di dire, e adesso prepariamo l'anello per fermare la chiusura. Adesso facciamo la seconda parte della chiusura, che è quella che dovrà trattenere l'uncino. Allora prendete il filo da 10 cm. Cominciamo in una maniera un po' diversa, facciamo un'asola, magari cercate di fare le misure, di rispettare le misure della prima parte se potete. Comunque dovete fare innanzitutto un'asola partendo da un'estremità, quindi afferro proprio l'estremità, ok, del filo e faccio un'asola in modo che il filo tocchi lo stelo, giro piano piano, vedete? Deve arrivare il filo a toccare lo stelo dall'altra parte, in questa maniera. Lo raddrizzo un po'. Ok, così ho fatto praticamente un'asola a P. Allora, adesso da qui, da questo punto, calcolate circa 2 centimetri. Anche questo devo dire che è una misura opinabile, a seconda di quello che si vuole ottenere, dell'effetto estetico. Segnate se volete, oppure potete anche andare ad occhio. Io, anzi, farò così, andrò ad occhio se mi permettete, perché in genere mi trovo meglio. Perché comunque avete il riferimento del primo pezzo che vi dà all'incirca le misure, quindi potete più o meno basarvi su quello. Spero che non vi complichi la vita questa cosa. Allora io mi baserò all'incirca sul pezzo già fatto. Allora, ad un certo punto devo fare una grande asola, avete visto com'è fatto questo pezzo? Così. Allora, diciamo che utilizzerò sempre questa parte delle ganasce, della pinza per fare anelli. È abbastanza grande questa, eh? Allora, così, in questo modo.
Adesso incrociamo i due fili, facciamo in modo cioè che si sovrappongano, non importa da che lato, devono essere sovrapposti, così, un po' come se facessi una chiave di violino, ecco, qualcosa del genere. Adesso devo fare sul filo lungo un'altra asola che si sovrapponga a quella già formata, che posso legare con questa. Allora, va fatta in questo modo. Bisogna, allora io mi trovo comoda per farla identica, della stessa grandezza, allo stesso livello, io mi trovo comoda a fare così. Praticamente afferro l'asola già esistente e il filo insieme. Si vede? Ok. Il filo va portato in senso opposto rispetto all'asola che abbiamo già formato, così. Non importa se sopra o sotto, questo non è molto importante. L'importante è fargli fare un giro attorno alle ganasce. Afferro meglio. Ecco, ok. Avete visto? Che poi non sono ancora legati, quindi li vedreste in questo modo. Ho fatto così, un'asola che gira in questo modo, che va verso l'esterno. Dunque, adesso, di nuovo con la pinza a punte tonde, afferro le due asole. Devono essere afferrati in modo comodo perché con questo filo rotondo, ok, girerò, farò avvolgere cioè il filo tutto attorno per chiudere. Allora, guardate, non so se si veda sfocato o meno, ma comunque speriamo di no. Allora, faccio così, prendo il filo e comincio a farlo ruotare attorno, gli faccio fare due giri, tre, quelli che vogliamo. In modo ordinato, io direi che arrivo fino a qui, poi mi fermo. Ok, mi posso fermare per tagliare l'eccesso, tutto questo filo adesso non servirà più. Allora, bella pinza, eccola qua. Taglio l'eccesso, nascondo se è il caso, cerco di abbassare questo pezzo di filo che può sempre un po' graffiare, dare fastidio, è antiestetico. Ed ecco fatto, abbiamo fatto la presa per l'uncino, guardate. Vedete, eccolo qui, è finito. Ora vi mostro da vicino com'è. Ecco, vedete? L'uncino con la sua presa. Sarà sufficiente usare degli anellini per unire questa chiusura ad una collana. Ciao, alla prossima!